io debbo a provvidenziali interventi, anche critici, la risoluzione di problemi ai quali non avevo dato sufficientemente retta. In relazione a quel finimondo che io prevedo ci sarà quando la Terra, invertendo i poli magnetici mentre il Sole non li inverte, sarà costretta in un solo giorno a ribaltare tutto il suo asse, e immaginate che cosa succede tra la crosta terrestre e gli oceani. Sono stato interpellato da uno che ha visto i miei discorsi e mi ha detto: ma tutto questo sulla Bibbia non è scritto. Tu te lo inventi così. Sulla Bibbia non è scritto. E allora io sono stato costretto, proprio per ribattere a questa osservazione, mettere in luce che cosa è scritto nella Bibbia. E se avete la cortesia e la pazienza di ascoltare prima di giudicare, osserviamo quali sono le questioni messe soprattutto in relazione a ciò che si debba considerare esistere in puro principio. In puro principio occorre imporre questo: la D10 uguale Dio, ossia Dio interviene creando il mondo attraverso una aritmetica di tipo decimale. È chiaro che se accade questo, il 10 è in linea. Il principio, quando non è in forma lineare, ma in forma cubica, assume la quantità di 10 al cubo uguale 1000. E quando queste 1000 si spostano di 1, abbiamo che in principio vale quel 1001 che è perfettamente compatibile con la versione ebraica che colloca in principio come Genesi, e proprio nel titolo del primo libro chiamato in principio, parte proprio dal principio di 1000 unità, che sono 1001, tanto che la prima parola generata con un lavoro effettuato solo dalle 6 cifre di BRASIT, Brassit, allude a una creazione che riguardi il settimo, che non è elencato in questo lavoro, solo di 6 lettere. E il settimo è tutto quello che manca al valore creato da 1. E quanto vale 1 se il lavoro creato, secondo la lettura cabalistica di quelle 6 lettere che erano numeri, cosa vale? Bene, la somma di quelle 6 lettere è 913 e manca esattamente un 88 al 1001. E vedete che 88 è proprio quella forma perfetta di un dualismo che esiste nel nostro mondo creato, tra il positivo e il negativo, tra l'elettrico e il magnetico, tra il polare e l'antipolare, tra l'azione e l'azione uguale contraria. Il nostro mondo esiste perché è dualistico,
ossia è costruito su due opposti che sono tenuti separati e che se si sommassero, essendo perfetti uguali e contrari, rivelerebbero che siamo ancora nella condizione di 1-0 in potenza, che si è solo messo in atto uguale e distinto. Ora, quando esiste questo principio dualistico sulla base di tutta l'esistenza, e Dio vale come la dimensione 10 della unità, che è lo Spirito Santo della unità, e dunque vale come 10 più 1 come 11, 8 volte 11 è proprio quell'88 che assume la forma dell'infinito dell'infinito. 8 ha la forma stessa dell'infinito, quando, se lo sdraiamo così, il numero 8 assume proprio la forma che la scienza ha usato per caratterizzare l'infinito. E 88, non nel senso orizzontale ma verticale, racconta proprio che l'attore è l'infinito 10 dell'infinito suo decimo. Ecco, 88. Capito che tutto questo è conforme alla Bibbia e conforme alla ragione del nostro principio matematico, osserviamo quando il tutto è proprio promosso da un 10 in linea, che nella linea tempo non sia 10 al cubo, ma sia un semplice 10 che esiste in principio assoluto di linea, proprio come quella dimensione 10 uguale Dio, se noi osserviamo di 10 che è proprio quasi uguale alle lettere di Dio. Capito cosa sia in principio, la Bibbia racconta, prima del nuovo mondo, dell'esistenza di 10 padri messi uno sull'altro e elencati precisamente nella data in cui essi hanno il figlio in relazione alla durata della propria vita. La Bibbia in Genesi è accuratissima e vediamo che cosa succede quando il Dio 10 si incarna realmente in 10 padri uno dopo l'altro, incarnandoli proprio nella loro funzione di padri fondamentali dell'uomo. Dio esiste come il principio in linea 10. Adamo dunque nasce secondo il principio nell'anno 10 e a 130 anni a Set, il quale a 105 anni a Enos, il quale a 90 anni a Kenan, che a 70 anni a Malaleel, che a 65 anni a Jared, che a 162 anni a Enoch, che a 65 anni a Matusalemme, il quale a 187 anni a Lamech, il quale a 182 anni a Noè. Dunque, partendo dal giorno in cui nasce Adamo, perché questi 103 anni partono dalla nascita di Adamo, il valore della data è la somma di tutte queste date. E Noè nasce nell'anno 1056 dal momento in cui è nato Adamo. Ma poiché Adamo è nato avendo in principio 10 anni, non a caso Noè nasce 10 anni dopo questa data, e dunque nel 1066. E qui già ci vedete proprio la dimensione del padre di Gesù, quando qui dentro
vedete il doppio della vita di Gesù, il quale ebbe 33 anni, ma qui c'è la nascita del padre dell'umanità e con il figlio Gesù, che visse 33 anni, virtualmente nasce nel 66, aggiunto al 1000, ossia abbiamo in principio cubico il 10 al cubo e 66 è il padre Noè che nasce di suo, oltre quel principio. Ebbene, la Bibbia descrive che a 600 anni esatti della vita di Noè accadde il diluvio universale. Aggiungendo 600 anni alla nascita di Noè nel 1066, arriviamo al diluvio universale datato dal principio 1666, ove 666 è proprio quel diavolo che noi abbiamo indicato nel 666. E perché mai? Perché il diavolo è andato oltre il principio di 10 al cubo, che è in principio il numeratore di Dio uno e trino, e avendolo sorpassato di 666 è andato oltre il principio divino, e tutto quello che è andato oltre il principio divino è diabolico. Vedete che la Bibbia, proprio nei dati della Bibbia, sta confermando in maniera perfetta tutto quello che noi abbiamo immaginato nel tempo come la figura della bestia citata in Apocalisse. Ora, accadde che Noè morì 350 anni dopo il diluvio universale, e dunque basta aggiungere 350 anni a 1666 e arriviamo alla morte di Noè nell'anno 2016. Da che cosa? Dal principio assoluto. Ma voi tutti e noi tutti cristiani sappiamo che a un certo punto dell'esistenza è stato indotto un nuovo principio assoluto, fondato sul Natale di Cristo. Ebbene, c'è relazione tra il Natale di Cristo, la data del Natale di Cristo e tutto quello che è affermato in Bibbia? Esiste una relazione? Ve la mostro. 350 anni di vita oltre il diluvio, quando sono messi in relazione proprio al principio assoluto in termini di volume di un Dio che si basa sul 10 ed è trino, allora accade che 350 diviso per 1000 porta a 0,35. Questo è il valore assoluto della vita di Noè oltre il diluvio, messa in relazione proprio al principio, e vale 0,35. Ora, questo 0,35 è in linea, perché quando noi prendiamo qualcosa e lo dividiamo anche per un volume, noi otteniamo un valore in linea che riguarda tutto il quantitativo, ma è in linea. Noi, per poterlo esprimere nella sua verità, dobbiamo porlo al quadrato, perché deve essere in un mondo dualistico che si poggia su due valori uguali e contrari che si pongono tra di loro come i lati di una area che sono opposti da perpendicolarità e che nel loro prodotto mostrano quanto esiste di questo volume
nell'area. E allora accade che 0,35 al quadrato determina esattamente 0,1225 e impone l'anno 0, il mese 12, nel giorno 25 in cui è nato Cristo e si afferma un principio che determini il nuovo principio. È l'anno in cui Gesù Cristo vede la vita. Bisogna considerare zero l'anno perché Gesù è nato nel mese 12 e nel giorno 25. Dunque Gesù stesso ha, prima che entri in vita, l'esistenza di un principio dentro quell'anno. Non è di 350 giorni esatti, perché nel caso di Gesù bisogna considerare anche il valore del fronte, il quale è un fronte che, poggiato sulle dimensioni 3 in linea, è nell'area 3x3, e 350 in linea relativi al fronte 3x3 sono i 359 giorni che corrispondono al giorno di Natale, il quale giorno di Natale parte dall'intero numero dell'anno, che è 365, e per ottenere il principio toglie di mezzo tutto il lavoro divino che esiste fatto con quelle 6 lettere di Brasit, e si tolgono 6 giorni a numero di un anno che è 365 giorni, e rimangono 359 nel caso di Cristo, ma è 350 diviso 1000, ossia 0,35, proprio quella vita oltre il diluvio avuta dal decimo padre, che determina attraverso questo padre l'anno in cui si incarna il figlio. È l'anno 0-12-25 che è identificato dall'entrata reale sulla scena del mondo della figura di Gesù Cristo. Se non avessimo avuto una figura così importante come il Figlio di Dio, non avremmo avuto in dono di poter riconoscere questo valore qui, che è collegato, come vedete, totalmente e interamente ai valori della Bibbia, e che nella durata del decimo padre arrivano a configurare proprio quel 2016 in cui io vi dico che il padre, che è 10, che si è incarnato in un 10, ascende in cielo. 2016 esprime proprio un 1000 che avanza di 1000, e quindi interamente 1000 è in principio, ossia il 10 al cubo. Ma questo 10 al cubo che è, deve muoversi, e se si muove interamente, il 1000 occupa un 2000. Ma se avanza soltanto all'interno del ciclo 10, che essendo un ciclo va in avanti e poi ritorna a zero dall'altra parte, avanza solo nel 5. Quindi quando noi mettiamo il 5 alla base della realtà una e trina di Dio, ossia il 5 elevato a 4, che vale poi 625, e lo mettiamo come denominatore del numeratore 10.000 dato da 10 elevato a 4, vediamo che ogni una delle 625 unità poste sotto si caricano di un 16. Di conseguenza, quando noi prendiamo l'indice 2000 della potenza 10 elevato a 2000 e dividiamo questo 16, che è il valore di carica, noi
attuando un prodotto, stiamo combinando le due quantità nel numero delle volte, e il numero delle volte legato a 10 elevato a 16 risulta proprio dalla somma degli indici, tanto che a 2000 si aggiunga il 16, perché sono indici e gli indici si sommano quando abbiamo potenze basate su un Dio che esiste come 10. Capito che 2016, anche sotto il profilo della dinamica, è esatto, noi ora dobbiamo mettere in relazione tutto questo alla storia di Cristo. Perché? Perché Gesù ha avuto 12 altri discepoli come altri figli aggiunti al figlio ideale di Dio, e noi abbiamo avuto 13 figli, uno ideale più 12 apostoli. Quindi quel valore che abbiamo avuto qui come 0,35, se lo vogliamo elevare alla potenza di Cristo e dei 12, dobbiamo elevarlo alla potenza dei 13, e ottenuto questo valore dobbiamo accorpare delle quantità. Per quale motivo? Perché noi abbiamo un valore totale che è 10 elevato a 10. Quant'è tutto il moto del Dio 10 dentro 10 elevato a 10? Del Dio 10 che è 1. Quant'è 10 elevato a 10 diviso per 10 è 10 elevato a 9. Quindi se noi vogliamo esprimere questo che è 0,35, da cui viene il Natale, elevarlo ai 13, noi poi dobbiamo moltiplicarlo per 10 elevato a 9 per avere proprio tutto il movimento di 10 nel 10 elevato a 10, e il risultato è che 0,35 elevato a 13 e moltiplicato per 10 elevato a 9 determina questo risultato qui. Ecco, questo risultato qui bisogna poi interpretarlo proprio alla luce del Vangelo, visto in relazione sempre al contenuto della Bibbia, perché noi abbiamo un quantitativo totale che dobbiamo metterlo in relazione a chi di importantissimo nel racconto biblico, proprio biblico. Dobbiamo metterlo in relazione a due parti gemellari che ci sono stati e sono stati descritti, uno in Genesi 25, l'altro in Genesi 38. In Genesi 25 esce fuori proprio il nome di Gesù, quando Giacobbe, che è il secondo, è uscito con la mano che tiene il calcagno del primo, chiamato Esaù, poiché il primo perde il primato, e dentro Esaù il primato è dato dalla A, Alef, uno, e è tolto di mezzo quel valore di A, rimane Esù, e poiché è stata tolta una cifra dal nome di Esaù, Giacobbe si impone con una cifra, la prima, la G, e si mette davanti al fratello e ne esce il nome limpidissimo di Gesù. Questo in Genesi 25. In Genesi 38 c'è una Genesi in cui, secondo il racconto che ne farà San Matteo, dal padre che entra in scena nel racconto di Genesi 38, ossia da Giuda, a Gesù, ci sono di mezzo esattamente le 38 generazioni di cui spiega il capitolo 38 di Genesi.
Dunque, vedete, c'è da tenere presente sempre questi due, in cui il primo non si impone per se stesso, ma si fa descrivere dal secondo. E quando noi abbiamo un primo e un secondo, che sono proprio reali come il tempo di un primo e il tempo di un secondo, in cui il primo si fa raccontare attraverso quello che dice di lui il secondo, ecco che il primo vale 60 secondi e sommato al secondo diventa 61. E dunque la prima operazione che bisogna fare è tenere conto proprio del racconto che esiste in Bibbia per mettere in relazione questo valore a un primo e a un secondo, che sono esistenti tutti e due come 11, ma il primo si mette in tutti e sei i versi e diventa 6. Il 61 è il numero di un primo e di un secondo, come se fossero questi, ma in cui il primo si lascia misurare dal secondo e diventano 60 più 1, diventano 61. E poi c'è questa parte decimale che racconta il tempo. Qual è il tempo esercitato dalla dimensione che noi abbiamo per portare questa dimensione a noi nota fino ai limiti dell'esistenza? Quando noi abbiamo questa dimensione qui, 10 elevato a 24 legata al metro, noi arriviamo alla dimensione di tutto l'universo che noi abbiamo davanti agli occhi. È la dimensione 24 che indica la totalità, per un semplice motivo, sempre legato al tempo binario. Quando noi abbiamo l'impostazione su una base binaria del valore pieno di Dio come potenza, noi abbiamo la forma di 1024, che colloca proprio come la dimensione di 24 ore la rotazione di tutto il principio divino dato da 10 al cubo. Questo 10 al cubo ruota interamente in 24 dimensioni. Quindi dobbiamo collocare interamente le dimensioni della rotazione di Dio. Ed ecco la ragione di questo 24. Poi accade il 69. Che cosa indica il 69 messo in relazione al principio? Il principio, quando è su scala, diciamo, al quadrato, si presenta come 10, il cui esponente è al quadrato, ossia è 10 per 10. Ecco, in questa dimensione 100 è ciò di fronte a cui si mette tutto in relazione. Tanto che quando abbiamo la descrizione messa in relazione a 100, non del 100, ma del 69, a che cosa è dovuto questo 69 come indice? È dovuto a 10 elevato alla differenza tra 100 e 69, che è 31. 31 è la forma una e trina assunta da Dio come in principio, la presenza 10 al cubo, ma raccontata in questo modo qui. Quando la presenza di Dio si esprime come questo indice, il risultato intero e pieno che ne viene fuori è questo. È 100 meno 31 uguale 69, la differenza degli indici. E dunque questo 69 indica proprio quanto si muove questo principio divino
di 10 elevato a 31 dentro il valore assoluto di 10 elevato a 100. Si muove di 69. E chiarito che questo è un movimento che riguarda il valore cubico, quello che bisogna definire subito dopo è che cosa corrisponde quando noi abbiamo questo 31. Dobbiamo andarlo a definire proprio perché noi andiamo a definire sempre cose che a mano che il numero si precisa lo definisce nei dettagli. E quando noi abbiamo visto che c'è, ciò che esiste in principio è la dimensione 10 al cubo, noi dobbiamo porre questa dimensione che esiste come 1 in principio e deve essere nella forma di 1 e trino, ossia deve essere nella forma del 3 per 3 per 3. E 3 per 3 per 3 indica l'indice 27. Se noi vogliamo ricavare questo 27 con riferimento a 10 elevato a 100, comporta che la dimensione che fa da tramite è proprio il complemento al 100 dato da questo numero. E che cosa è? È ciò che manca al 100, ossia manca un 3 e manca un 7. È un modo di porre in atto questa potenza di 10 elevato a 73. E che cosa indica 73? Indica proprio il 10, che è la somma di 7 più 3, che si è mostrata in questo modo disaggregato, perché 73 in puro principio vale la somma dei numeri, vale 10, ma nella forma 7 e 3 sono scisse, due cose diverse. Una è la dinamica 70 relativo a un 3 che, se è allo stesso livello del 70, è quel 30 che manca al 100. Dunque le due condizioni di 7 e di 3 sono tra di loro proprio quello che esiste ed è scomposto in questo caso qui, in cui posti in questi termini qui il 3 e il 70 si rivelano che la Trinità di Dio è dovuta al lavoro 10 di quelle 7 quantità dei giorni descritti dalla Bibbia. Quindi la definizione di 27 praticamente è la dimensione cubica. Riepilogo. Il valore da mettere unitariamente di fronte a questo, che ripeto è 0,35 elevato ai 13 e moltiplicato per tutto il movimento di 10 dentro 10 alla 10, che è questo, determina un quantitativo assoluto che è questo. Ma questo quantitativo assoluto bisogna metterlo in relazione a 61. Se vogliamo osservare anche il 61 in funzione del 100, a cosa è dovuto 61? Al valore che manca al 100, ed è 39. Cosa è 39? 39 è 13 più 13 più 13, ossia è l'unità 10 che esiste in principio, più la dimensione 3, ma essendosi messa così, bisogna che questo valore valga per ciascuno dei tre lati del cubo, e vale 39 come il 3. Anche la cabala della lettura esatta di 3 è uguale a 39. Quindi per scendere da 100, che è il valore assoluto, a 61 bisogna coinvolgere un divino 3 che valga 39 come 3
per 13. 3 per 13 fa 39. Vedete? E è proprio quel 39 che funge da Dio e riguarda 38 unità. Queste sono a capo di questo. Per mettere in risalto tutto al 100, il 24 che cosa perde messo in relazione al suo 100? Perde un 76. E che cosa è 76? 70 è tutta la creazione di 10, 6 è il 70 che viaggia in tutti e 6 i versi del lavoro divino. E dunque, vedete, per ottenere il 24 bisogna proprio togliere di mezzo tutta la divina creazione 70 che percorre tutti e 6 le unità in lavoro e valgono 76. 76 tolto al 100 determina tutte le ore di questo movimento e avete avuto una ragione totale che questo è veramente il valore unitario da togliere. Perché da togliere? Perché è un indice. Questo è un indice. Noi abbiamo 10 elevato a questo diviso per 10 elevato a questo e questo risulta essere il numero delle volte. Il numero delle volte è esattamente questo. Ora, quando noi andiamo proprio alla vita di Cristo e partendo proprio dalla vita di Cristo, noi facciamo il calcolo, perché la vita di Gesù Cristo ha un principio che esiste prima della stessa nascita di Cristo. Prima della nascita di Cristo c'è questo 350 che rappresenta un puro principio in linea, 350, che è relativo proprio a un piano 3 e 3 di Dio. 3, 3 e 3. Tanto che questo sarebbe 353 se lo volessimo esprimere tutto in linea. Se non lo esprimiamo in linea, allora abbiamo 350 più 3 per 3. Oppure abbiamo 353 più la dimensione 3 e 3 che sono dimensioni lineari. Il risultato è il 359 come il giorno del Natale. Ebbene, il giorno del Natale è il principio da cui bisogna partire. E se moltiplichiamo 359 esatto come il principio che esiste prima dell'incarnazione di Cristo, che è 359 nel caso reale legato a Cristo, e non è solo il 350 che abbiamo visto oltre il diluvio incarnato da Noè, noi moltiplicando questo proprio per questo termine qui abbiamo che questo moltiplicato per 1 1 1 1, vedete, più 10 è proprio il principio in linea 10 che si compone con le quattro dimensioni dell'unità di Dio. C'è l'unità 01 e poi c'è l'unità 10 e poi c'è l'unità 100 e poi c'è l'unità 1000. Tutte queste esistono simultaneamente, tutte quante, oltre la base 10 che esiste essa pure e la cui somma poi porta alla logica di questo valore unitario. Quando abbiamo questo valore unitario qui, la logica è che si è aggiunto un tempo di 1000, che è il principio, che si è dimezzato, perché si presenta solo nell'avanzamento. E l'avanzamento quanto è se il totale del ciclo è 1000? Il solo avanzamento, un mezzo, è un mezzo di 1000, ossia si presenta in valore assoluto come 500. Deve essere inverso all'unità, deve essere il tempo un mezzo, quindi si presenta come 0,500. In questo modo è un mezzo. Ebbene, quando è un mezzo proprio così,
ma si condiziona al 10, come si è condizionato al 10 anche il 1111, e condizionatosi alla dimensione 10 resta qui il 490. Vedete, abbiamo proprio il principio che ha ricondotto tutto a una creazione reale 7x7, che è totalmente legata al principio di un creatore in 7 giorni, e qui crea proprio in 7x7, nel ciclo 10, come tempo, ma nel valore che viene dopo, e che è il mezzo di questo mezzo, 490 diviso per 2 determina un valore che in sé è 45, come il valore, la metà di 90, e 245 come la metà del 4. Ma questo tempo successivo che arriva dopo deve essere messo in relazione esso pure, stavolta in modo inverso, perché è la fase successiva, allo stesso 5. E se prima abbiamo tolto il 10, ora dobbiamo aggiungere il 5, il che porta esattamente al 250, che è il tempo esatto che si raggiunge quando, raggiungendo la dimensione di 10 elevato a meno 6, noi abbiamo la verità alla fine, che la verità alla fine è stata ridotta a un quarto esatto di 1000. Vedete la logica che esiste in questo valore, che risulta proprio dai valori della Bibbia e che portano la data finale di questo calcolo, che è un calcolo che, come vedete, riguarda un valore che è matematicamente spiegato in tutta la sua logica, ineccepibile sotto il profilo dei valori numerici, quando Dio si affida alla verità dei valori numerici, e con 121,7x7, 49 decine e 250 valori quarti, dove arriviamo? Poiché questi sono 359, il momento in cui c'è il principio di Cristo dentro l'anno zero, ecco che questo determina nel numero che si ottiene questo valore qui, 2615. Esiste in questo valore un principio divino quando Dio è 10? Allora, lo vediamo subito se è vero. La dimensione unitaria è data dal 10.000. E quando noi... perché 10.000? Perché è 10 elevato a 4. 10 elevato a 4, se noi lo mettiamo dentro qui, quella dimensione 10.000, arriviamo a mettere qui una virgola e abbiamo il valore riferito a tutta la realtà 10 elevato a 4, è 40. È proprio la realtà 10 di Dio che esiste nel tempo di 4 entità, una di spazio e 3 di tempo. 10 per 4, 40, esprime anche l'unità e trinità di Dio, che si presenta come 10 più 30. E vedete che tutto questo è conforme al principio uno e trino di Dio, quando si esprime in 40 volte 10 elevato a 4. Chiarito il valore fino a questo punto, ora passiamo alle quantità assolute. Le quantità assolute sono sempre quelle espresse nelle centinaia.
la quantità assoluta in questo caso riguarda 26,00 e 26 è proprio la forma assunta da Dio e anche il valore cabalistico della parola Dio sia in italiano sia in ebraico e rivela di essere 13 più 13, ossia il Dio 10 e più 3 che esiste in modo binario di azione e azione uguale contraria. 26 è perfetto, lo vedete qui dentro. Questo Dio è veramente il creatore dell'anno, perché per ottenere un anno da parte di un creatore che crea in 7 giorni, con 26 settimane noi abbiamo esattamente mezzo anno, ossia tutto e solo l'avanzamento che esiste in un ciclo dell'anno che per metà lo apre e per metà lo chiude. Le 52 settimane rivelano il ciclo intero, ma il ciclo solo in avanti è di 26 settimane. E vedete come tutto questo esiste realmente nell'anno e lo vediamo qui. Quando noi andiamo infine a osservare le unità e troviamo che esistono in questo valore, ci rendiamo conto che a livello unitario abbiamo un cubo che ha tre lati, quelli che servono per determinare il cubo, e ognuno di quelli è dato da 10 mezzi, ossia si tiene presente proprio l'unità che avanza soltanto e che quindi vale 5, solo l'avanzamento 5 che c'è nel 10, e lo calcola a livello trino di 5 più 5 più 5 è uguale 15. Quindi, come vedete, il valore che si ottiene è talmente perfetto a indicare questo valore 40 che, se vogliamo cercare una dizione per chiamarlo, lo dobbiamo chiamare padre. Perché padre? Perché padre, proprio nel valore cabalistico che hanno le parole, è dato da 14 più 1 più 4 più 16 più 5 e il suo valore è 40. Il valore 26 è il valore di Dio, perché 4 più 9 più 13 fa 26, quindi la seconda definizione è Dio. La terza definizione è 15, il mediatore di Dio. È proprio la realtà che si avvale del 5, ossia solo dell'avanzamento del 5, ma avanza in tre dimensioni. Quindi questo 15 nasconde proprio il valore che viene da Dio Padre, ossia quando sommiamo al 40 il 26 e abbiamo il 66. Infatti il 15 nasconde il suo valore complesso, ossia inverso, dato dal 51, che quando si aggiunge al 15 lo rende evidente nel 66, che in Bibbia figurano proprio tutti coloro, mogli escluse, che uscirono dal sangue di Giacobbe e entrarono in Egitto per divenirvi il popolo di Dio, come è descritto esattamente nel capitolo 46 e nel versetto 26. Il capitolo 46 rispetto al 40, vedete, aggiunge solo tutto il lavoro 6 fatto dal Padre e diventa 46. Il versetto 26 è proprio quello che risulta qui, e proprio quando il 40 lavora interamente in 6 giorni e diventa 46, capitolo 46, e il versetto è 26, in questo versetto 26 c'è scritto proprio così: tutti coloro che uscirono dal seme di Giacobbe, mogli escluse, e entrarono in Egitto, 66. Quello che rimane oltre quel 2016 come anno riguarda questo numero di giorni
che è proprio simile a quello che è stato descritto in Bibbia, perché l'uomo entra in scena con Adamo e ha davanti a se stesso questo principio in linea. Il conto è fatto in anni, il principio assoluto si conforma a tutte le definizioni, quindi se questi sono anni, anche il principio assoluto si mette in relazione a 10 anni. E arriviamo al diavolo che interviene con questo 666 che va oltre il principio di Dio 10 al cubo, e quello che supera Dio è la forma diabolica assunta. Ma ecco che abbiamo che la vita va oltre il diluvio per 350 anni, e quando questo valore assoluto è messo proprio in relazione al principio e scopriamo che ne abbiamo come risultato 0,35, ecco che la presenza al quadrato nel piano di questo porta all'anno 0 del mese 12-25 e afferma il Natale di Cristo come l'elemento che ci fa capire quale sia l'anno 0, il nuovo principio di un tempo da calcolarsi dalla nascita di Cristo. A questo punto entra in scena Gesù e i 12, e dunque bisogna porre questo valore assoluto come base di un principio 1 più 12, 13, che lo porta a un certo valore decimale. Ma quando si esprime che il 10 dentro la totalità data da 10 elevato a 10 avanza solo di 10 elevato a 9, e applichiamo questo valore a questo decimale, tanto da spostare la virgola fino a questo punto, ecco che a questo punto abbiamo che, tenendo conto proprio del racconto biblico e del principio da applicarsi, il valore residuo è questo. E il valore residuo porta proprio a tutto il tempo da aggiungere in giorni al 2016 per ottenere la data del 3118, che è quella del finimondo, ossia non della fine del mondo, ma di quel finimondo terribile che è accaduto nella previsione proprio sulla base dei valori, e che lo abbiamo visto realizzato fino adesso attraverso i 10 che esiste come principio, i 10 in cui il principio si incarna in 10 padri, ma alla fine del decimo padre, come a descrivere tutto il moto reale del 10 fondamentale che si è calato nei 10 padri dell'uomo, porta l'incarnazione di Dio a uscire nel 2016. Ora dovete notare che il 2016, in cui Dio è la dimensione 10, esiste come Dio, dimensione 10, più 2006, che è una forma del 26, in cui il lavoro 6 si abbina al valore assoluto 1000 più 1000. Ciò mentre invece 26 è il lavoro assoluto 6 che si abbina al 20. Pertanto, definiti in modo assoluti, che implicano il 26, i 2016 anni, il 26 dovrà comandare anche nei giorni aggiunti ai 2016 anni. Dovranno essere la totalità binaria del duo paterno, 2 al cubo, ossia dovranno essere 8 gruppi di 26 giorni, che a conti fatti ne computano i 208, in cui il lavoro 7, che quando lavora in 4 giorni perché uno è trino arriva a 28, rende
in questo caso assoluto, il 20 in 28, che diventa 208. Ebbene, quando aggiungiamo proprio 26 gruppi di 2 al cubo, abbiamo la sorpresa che arriviamo proprio al 26, non del mese 8, ma del mese 7. Il 26 del mese 7, messo in riferimento all'anno bisestile 2016, è esattamente il giorno 26 del mese 7, mentre nel calcolo risulta dato da 26 per 8, uguale giorno 208. Il giorno 208 è il giorno 26 del mese 7. È tutto legato e collegato al valore 26 assunto da Dio, che può essere 26, può essere 206, può essere 2006, a seconda che comandi e operi in 6 giorni, messi in relazione a un ciclo 10 in linea, a un ciclo 100 assoluto o a un ciclo 1000 in cui esiste proprio il principio divino di 10 al cubo. Proprio calcolato da questo principio nuovo qui, e da questo principio nuovo qui, ciò accade nell'anno 2016 d.C. Bisogna aggiungere ancora questi giorni qui affinché la data in cui è nato Gesù, che ha avuto questo prima di lui, e dunque questo è il principio della incarnazione di Cristo, determina, moltiplicato proprio per il valore unitario delle volte che occorrono, questo numero di giorni che vanno oltre il principio e sono determinati proprio dal valore 35 che si riferisce a Noè, che va oltre il principio. Quindi avete visto in che modo i 350 anni della sopravvivenza di Noè al diluvio configurano, proprio per quello che è descritto nella Bibbia, il valore finale e definitivo del finimondo, quando saranno passati questi giorni dopo il 2016. Ora, poiché questi giorni sono esattamente nel numero di 1102 giorni, arriviamo all'anno 3118, perché questo valore in giorni sono questi anni qui. L'uomo ha ancora, dopo il 2016, 1102 anni in cui potrà prepararsi doverosamente al finimondo. Che cosa deve fare l'uomo in questi 1102 anni che mancano? Prepararsi a staccarsi dal suolo della terra, ma anche dalla sua atmosfera, perché in quel giorno in cui ci sarà il finimondo, c'è il finimondo sul suolo, ma anche nell'atmosfera, perché la terra che si gira coinvolge l'acqua e coinvolge anche tutta l'atmosfera. Non basta salire in cielo, perché anche in cielo c'è un finimondo, e allora bisognerà mettersi in orbita. Se l'uomo è capace, ma in 1102 anni tutto dice che l'uomo sarà capace di creare attorno alla terra un anello, come se fosse uno degli anelli di Saturno, in cui esiste un manufatto dell'uomo che è in orbita e che è in grado di accogliere tutti i miliardi di vite che esistono sul pianeta, quel giorno tutti gli abitanti della Terra potranno salutare per sempre la Terra, essere ricoverati lì in questo anello, assistere al finimondo che accade sulla Terra e poi
alla fine di questo finimondo potrà doverosamente discendere sulla terra, ma la troverà tutta diversa, la troverà freddissima, perché la terra sarà tornata all'inizio di una nuova serie di rotazioni, che sono quelle totali che sono permesse. Dopodiché, a forza di girare, si crea un tale aumento dell'energia che, arrivato al punto estremo, questa energia, per scaricarsi, deve ribaltare l'asse terrestre. E quando si è scaricata in tutta questa quantità di energia che va dispersa proprio attraverso quell'azione di rovesciare la terra si ritrova con molto meno energia al suo livello iniziale dell'energia. Si troverà congelata. L'uomo a quel tempo sarà stato aiutato da Dio, perché Dio già ora sta presentando il modo di ottenere la discesa del sole nelle mani dell'uomo attraverso il sole atomico della fusione. La fusione atomica degli atomi di idrogeno in quelli di elio, io già l'ho spiegata all'uomo. Nessuno mi ascolta perché l'uomo ancora non crede in me. Se Gesù figlio ebbe chi gli credette, il Padre e Spirito Santo in me sono discesi per essere rigettati da tutti, come divino segno di avere scelto per sé una parte che fosse realmente e totalmente screditata, mortificata. I tre ultimi pontefici mi hanno talmente mortificato da avermi abbandonato fino al rischio di una morte per fame, quando per tre volte ho messo la mia vita nelle loro mani per dargli proprio quella risposta che il primo degli ultimi tre papi, Papa Giovanni Paolo II, aveva chiesto ai filosofi affinché trovassero un nuovo percorso ragionevole che portasse a Cristo. E pur di non ricevermi, tutti e tre questi papi del Vaticano avrebbero consentito che io morissi, ma per carità, tutti potevano essere ricevuti in Vaticano, ma non l'unico che si è mosso in tutto il mondo per fare realmente quello che Papa Wojtyła aveva stimolato che accadesse, facendo sorgere lo Spirito Santo della verità in un uomo mandato come un nuovo Messia a presentare la verità di Cristo sulla base della ragione e non di una pura fede. La fusione che è messa nelle mani dell'uomo consentirà all'uomo di scendere sulla terra forte del sole atomico, quello pulito della fusione atomica, e nonostante il gelo sulla terra, l'uomo avrà a disposizione il Dio Sole messo nelle mani dell'uomo proprio secondo questo disegno che, cari amici, è un disegno biblico. Lo avete visto nel suo fondamento legato proprio alla Bibbia. E dire che ci sono soggetti come il Mauro Biglino che affermano che la Bibbia non racconta nulla. E invece, come vedete, io vi dimostro che la Bibbia descrive il giorno di quel finimondo che verrà, e lo descrive a livello di annuncio che sta nelle cose, ma bisogna capirle, bisogna arrivare a vedere quello che è lì da vedere, ma bisogna usare gli occhi giusti per vederlo, e gli occhi giusti per vederlo sono stati i miei, e li ho usati secondo la ragione
di una forza trascendente che mi muove e che vi ha dimostrato tutto questo proprio in relazione al libro delle Sacre Scritture, nel fondamentale primo libro chiamato Genesi, che racconta proprio vita, durata e fine di una Genesi. La descrive nel principio fino al termine della sua fine. Abbiamo due fini che sono descritte, quelle del Dio incarnato, in cui il 10, valore divino, si è incarnato in 10 padri per uscire dal mondo nel 2016, e abbiamo l'altro valore che porta alla sopravvivenza dopo il diluvio universale satanico, di una uscita di scena di Dio, che è proprio messa in relazione a quel valore dell'anno in cui esce di scena realmente Dio, nel 2016. Ebbene, a tutto questo si arriva sapendo leggere la Bibbia, usando quegli occhi che Mauro Biglino, tanto omaggiato di seguito, non ha, ma è seguito da ciechi che seguono un cieco e vanno assieme a lui in un burrone. Ora mi rivolgo proprio a te, caro Mauro Biglino. 359 giorni prima di Cristo è un vuoto in cui non c'è ancora Gesù Cristo. Nasce nel 359° giorno. Quando lo moltiplichiamo per il valore proprio unitario che abbiamo visto e vengono fuori 402.615 giorni, che sono proprio dopo quel 2016 della fine esatta di Noè, posto esistere in principio Dio con 10 anni. E allora Noè muore nel 2016. Significa che l'incarnazione del Dio 10, virtualmente in 10 generazioni umane, termina nel 2016 dal principio. Quando questo principio cominciamo a calcolarlo da Gesù Cristo, abbiamo che andiamo oltre il diluvio, che poi è rappresentato, perché la vita nuova esiste solo per 350 anni dopo il diluvio universale. E quindi si riferisce a questi 350, da cui viene fuori il Natale, perché 350 diviso per 1000, ossia per ciò che esiste in principio di 10 al cubo, è quello 0,35 che al quadrato determina proprio l'anno 0 nel mese 12 e nel giorno 25 della nascita di Cristo. Abbiamo visto come si arriva a tutto questo valore, ma adesso osserviamoli questi giorni, che sono 40, 26, 15. Cominciamo a osservarli intanto proprio in quella scansione per gruppi di tre cifre, che sono il valore trino di ciò che esiste in principio. E allora abbiamo che il 402.615 si rivela esistere in principio del 1000 come 402 e in principio del millesimo del 1000 come il 615. Sommando al principio la sua conseguenza abbiamo 1017, ossia abbiamo in principio, che vale le 1000 unità di 1001, più 4x4, il piano proprio 1 e trino nel suo lato, è la carica della realtà nella sua totalità, perché 16 è proprio il valore che deriva da 10 elevato a 4 diviso per 5 elevato a 4. Quando esaminiamo questo numero di giorni in base a un principio dualistico che divide questo numero in 40 più 26 più 15, abbiamo che il risultato è 81 e esprime proprio
la potenza una e trina, ossia la potenza 4, sulla base 3 della Trinità Divina. Quando lo andiamo a osservare nel senso proprio singolo di tutte le cifre, allora abbiamo in 4 più 0 più 2 più 6 più 6 più 1 più 5 il 18. Ecco la T, la croce divina, perché realmente sovverte quell'81 a cui si arriva con un principio di scansione binaria, la sovverte e la vediamo 18. È proprio la croce divina che sovverte il 3 elevato a 4, che è la potenza unettrina della Trinità, e a questo sovvertimento corrisponderà il sovvertimento dell'asse della rotazione terrestre, e che accadrà 402.615 giorni dopo il 2016, che all'anno intero di 2016 somma il valore di 26, che è proprio il valore di Dio, per tutto il ciclo 8, che è quello intero di 7 unità. Quando il creatore 7 in unità crea in 8 come il 26 uguale 13 più 13, ossia il dualismo di Dio 10 e 3, quando accade questo abbiamo il numero esatto dei giorni e andiamo a finire esattamente al 26 del mese 7. Il 26 del mese 7 si realizza proprio quello che è pieno e corrisponde a 26 per 8. È una cosa sbalorditiva. Ebbene, da questo valore intero, che accade nel 2016 nel 26 di luglio, aggiunti questi giorni qui, 402.615, arriviamo esattamente al 3.118 nel valore del mese numero 11 e nel giorno numero 14. È una cosa che si desume totalmente da una lettura con occhi sapienti che occorrono per leggerla. Se tu usi altri occhi, caro biglino, tutto questo tu non lo vedi, e non vedendolo credi che non sia espresso. Caro Mauro Biglino, quando in principio esiste la D10 uguale Dio, essa è totale in 10 elevato a 10 gruppi di 10, dunque in 10 elevato a 11. Un cubo che sia in principio come 10 elevato a 3, ossia 1000 in unità, vi si muove fino a 10 elevato a 8 volte, ossia elevato a 100 milioni di anni su ogni linea, ma espresso in gruppo di 7, perché Dio lavora e opera in 7 giorni, tanto che 700 milioni di anni, ossia di giri interi del nostro pianeta, sono il limite totale. È lo stesso limite totale che esiste quando il corpo che ruota sul suo asse diventa l'elettrone che ruota nel suo spin mentre compie una rotazione intera attorno al suo nucleo
come se esso fosse il Sole. Ebbene, noi vediamo nella rotazione dell'elettrone un limite, perché alla fine c'è un picco che, esaltato dal quarzo, consente di scorgere un momento di assoluta modifica rispetto all'infinito roteare sempre attorno al proprio asse e attorno al proprio sole. Ciò accade perché a livello dell'elettrone l'elettrone si ribalta, e questo è avvertito grazie al quarzo, che ci rende talmente ampliati i fenomeni a livello atomico che possiamo regolarci su questo per regolare accuratamente tutti i nostri orologi. Ebbene, quando ci riferiamo non più all'elettrone attorno al suo nucleo, ma al corpo solare della Terra attorno al suo Sole, noi avremo nel suo interno, ossia all'interno di questi 700 milioni di anni che sono il limite totale, una velocizzazione di questo valore totale. Una parte si metterà a numeratore grazie a una parte dimensionale che si pone a denominatore e crea una sorta di velocità esistente tra un numeratore e un denominatore. Nell'interno di questo contenuto totale di 700 milioni avremo la dimensione di 50 milioni che si porrà come la mano divina, che ha un 10 milioni in ciascuno delle 5 dita. E allora 10 elevato a 700 milioni, dividendosi per 10 elevato a 50 milioni, determina l'apparire di una dimensione di 650 milioni di anni, perché 1 milione è proprio 10 elevato a 6, ossia è proprio il complesso del lavoro divino della base 10 uguale Dio, che è attiva in 6 giorni, perché 10 elevato a 6 è la presenza di 6 10 interattivi tra di loro, e questi si pongono a unità in ogni dito del dito divino, e sono 50 milioni di anni che si pongono proprio all'interno di quei 700 milioni, che sono il totale del moto di 10 al cubo in 10 elevato a 11. Dunque, per questa ferrea ragione di fisica relativa, noi abbiamo questo fenomeno che lo osserviamo sperimentalmente nell'atomo e ci consente di calibrare gli orologi al quarzo. Grazie a questo fenomeno, che lo vediamo nel limite piccolo, noi lo possiamo immaginare anche nel limite grande, e ogni 650 milioni di anni noi abbiamo la pienezza di questo evento che riguarda 700 milioni di anni, che sono un totale espresso dalla somma tra un numeratore e un denominatore. Il valore totale arriva tutto quanto, perché arriva come 650 milioni nel numeratore e come i mancanti 50 milioni nel denominatore. Sono sempre 700 milioni gli anni della massima rotazione possibile nella Terra, e saremo aiutati a distinguere proprio questo giorno in cui arriva questo massimo e la Terra è costretta a ribaltarsi, proprio da quel libro della Bibbia
che è stato scritto da Dio e che ci mette in condizione di calcolare esattamente questo giorno catastrofico. Per cui, caro Biglino, tu che dici che la Bibbia non ci dice niente, ecco, occorre che tu abbia gli occhi che ho io per poter vedere tutto quello che dice la Bibbia nel sacrosanto rispetto di tutti i fenomeni naturali.